E questa è la 34esima riunione tecnico-scientifica del Nord Italian Transplant ed è la quarta volta che viene effettuata ad Ancona. I temi che vengono trattati sono estremamente importanti, vanno dal trapianto soggetto con HIV alla problematica dei pazienti iperimmuni, al follow-up del paziente. Le Marche rappresentano una buona realtà nell'ambito trapiantologico italiano, tant'è vero che siamo arrivati a 446 trapianti effettuati da quando è aperto il Centro regionale trapianti del 2005. Tutto questo è stato possibile anche perché la Regione Marche si pone fra le prime regioni in Italia in tema di donazione. Il tasso di procurement è fra i più elevati in Italia, del 30 per milioni di abitanti, come terza regione in Italia. Ritengo moltissimo nel campo della formazione del personale negli ospedali e l'informazione alla popolazione. Effettivamente esistono delle zone della nostra regione in cui il tasso di donazione è inferiore. Allora è necessario creare proprio una cultura nell'ambito ospedaliero. La base di tutto, a mio modo di vedere, sta nel fare in modo che gli stessi operatori sanitari abbiano una comunicazione efficace con i familiari in modo da creare quello che ritengo il dato più importante, costruire la fiducia proprio nel Servizio Sanitario Nazionale. La rete trapianti è una di quelle che insieme al centro trasfusionale, insieme all'urgente emergenza, noi stiamo curando di più e il futuro sarà sempre più quello di spingere verso queste organizzazioni a rete perché portano, come dire, la sanità più vicina ai cittadini. L'altra è quella di, come dire, gestire al meglio questo percorso andando verso una logica anche qui più dipartimentale. E quindi il problema è che noi abbiamo oggi dei pazienti che i pazienti quando fanno attività così complesse hanno attività molto specifiche e specialistiche, dobbiamo arrivare a gestire bene anche i processi, dico, quindi il percorso dei pazienti oltre, diciamo, le singole attività. Questa è la terza sfida, penso la più complicata. Si inserisce perché questa è una delle reti fondamentali del sistema, quindi il piano sanitario parla di reti ormai a tutti gli effetti, quindi questa è una delle reti fondamentali e anche più innovative.